Colgo l'occasione per dare un buon Natale a tutti gli associati dell'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, di buon Natale, buon fine anno e un augurio a tutte le famiglie. E quest'anno abbiamo voluto congedarci nel 2018 portando un'innovazione associativa. Noi siamo sensibili, essendo dei sottufficiali in congedo della riserva ed in servizio, anche siamo sensibili a tutte le tematiche del diritto che coinvolgono la nostra professione, o che la coinvolgono per chi è in servizio o che l'hanno coinvolta per chi è in pensione. Non dimentichiamo che anche il personale in congedo permane nei rapporti giuridici fondamentali per molti anni, per cui ha sempre necessità di chiarimenti, di appoggio, di collaborazione dal punto di vista giuridico. Per questo abbiamo pensato di organizzare un servizio con uno studio legale che tra breve vi presenteremo, che è organico alla nostra associazione. Cioè, fuoriusciamo da quella che è la convenzione tradizionale, dove vi è un foglio, vi è un prezzo, vi è un costo, e entriamo invece nel ragionamento giuridico attraverso dei professionisti che, conoscendo profondamente l'associazione, conoscendo profondamente le finalità, e in particolare l'articolo 3, il comma 1, che lo scopo fondamentale nostro è quello di tutelare gli interessi giuridici, morali e materiali dei propri iscritti. Con questo diamo luogo e diamo oggi, costituiamo l'ufficio legale di UNSI, formato da uno studio legale che in questo momento vedete alle mie spalle, Legal Team di Roma, che ha molta esperienza nel settore del diritto amministrativo e nel settore del diritto militare e è molto attento ad oggi, con particolare riferimento a quello che è la situazione pensionistica. Per cui noteremo, offriremo, a partire da subito, a partire da quando riceverete questa comunicazione, con questa organizzazione legale, sperando di dare un servizio che possa soddisfare tutti gli interrogativi del diritto che coinvolgono la persona, ma quando dico persona, coinvolgono anche la famiglia. Per cui io do il benvenuto a Legal Team, che tra poco li faremo presentare, non cito i nomi perché lo diranno loro. Persone con le quali abbiamo fatto diverse riunioni, siamo incontrati, abbiamo esaminato tutti gli aspetti associati, quello che ci poteva servire e non servire. Abbiamo tolto l'inutile, abbiamo messo l'utile. Per cui chiunque tesserato UNSI, sia effettivo che simpatizzante o semplicemente amico di UNSI, da oggi può contare anche sulla nostra assistenza legale dal punto di vista del diritto. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Di Leo del Legal Team, sono qui con le colleghe Aurora Donato e Rosa Maria Berlapo. Ringraziamo il Presidente Congedi per averci coinvolto in questa partnership con l'UNSI, con la quale da questo stiamo iniziando a collaborare, ovviamente a favore dell'associazione e degli associati. Siamo, come ha detto il Presidente, uno studio legale che si occupa di diritto amministrativo e quindi anche di tutte le questioni relative ai rapporti di diritto militare, quindi tra i militari che siano in congedo o che siano in servizio, quindi tutte le questioni che riguardano gli avanzamenti di carriera, le promozioni, le sanzioni, le note caratteristiche e quant'altro, nonché anche le questioni pensionistiche sulle quali poi farà un breve focus la collega Aurora Donato. Come dicevo, saremo a disposizione di tutti gli associati per tutte le esigenze giuridiche, ma non ci limiteremo a questo, daremo un supporto costante all'associazione con informazione, notizie e tutto quello che riguarda il diritto in relazione al mondo militare. Noi lavoriamo su Roma, ma siamo operativi sull'intero territorio nazionale, con una sede su Bari, prossimamente anche sedi operative a nord, dove comunque siamo costantemente presenti nei tribunali e per consulenze di ogni genere. Quindi ringrazio ancora il Presidente, do la parola ad Aurora, così ci parla di questo tema caldo che c'è in questo momento delle pensioni. Dunque, sicuramente tra le varie questioni di cui ci siamo occupati, di cui ci stiamo occupando nell'ambito del diritto amministrativo militare, hanno particolare centralità, anche perché appunto ce ne stiamo occupando con una discreta frequenza e per noi si tratta di questioni abbastanza centrali, alcune campagne di ricorsi in materia pensionistica, quindi si tratta di azioni
che noi proponiamo dinanzi alla Corte dei Conti, alle Corti dei Conti, diciamo, alle sezioni regionali su tutto il territorio nazionale, quindi anche qui, come dire, non c'è un tema di sede perché appunto noi proponiamo queste azioni su tutto il territorio nazionale, dalle isole al nord. Diciamo, ci sono una serie di tematiche connesse alle pensioni militari su cui, diciamo, noi vediamo delle ingiustizie, cioè prima ancora che delle possibili azioni giuridiche. Ci sono una serie di categorie di militari in pensione a cui la Corte dei Conti riconosce in alcune occasioni, con alcune, diciamo, presenza di alcuni requisiti, come dire, dell'applicazione di aliquote migliori, dei benefici che invece l'INPS in automatico non riconosce. Hanno già detto tutto i miei colleghi Aurora Donato e Andrea Di Leo. Mi rimane da aggiungere che nell'ambito del diritto militare ci occuperemo senz'altro di un'altra campagna, ed è la campagna cosiddetta ricalcolo della pensione aliquota 44%, da noi chiamata in questo modo. Perché in effetti ciò che noi cerchiamo di ottenere attraverso questa campagna è un ricalcolo della pensione applicando il coefficiente del 44%. La questione è molto tecnica, ad ogni modo basti sapere che possono partecipare a questa campagna, a questo ricorso per il ricalcolo appunto, coloro che orientativamente si sono arruolati tra l'81 e l'83. Poi nello specifico vedremo meglio, no, di quali sono le caratteristiche essenziali di questa campagna di ricalcolo pensione, ai sensi ovviamente del DPR 1092 del 73.